Ciao amici e benvenuti in un altro video del vostro Rockway, benvenuti in un'altra mia recensione. Come vedete amici miei, oggi vi recensirò queste quattro bellissime action figure delle Tartarughe Ninja direttamente dal nuovissimo film Tartarughe Ninja Fuori dall'Ombra, che non è altro che il seguito, questo film è il seguito del film precedente uscito nel 2014. E le action figure che vi recensirò oggi sono naturalmente le quattro Tartarughe Ninja principali, ovvero Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello. E adesso vediamo più nel dettaglio le nostre tartarughe fuori dalla loro confezione. Allora, iniziamo subito con Donatello. Allora, vediamo subito che appunto è abbastanza somigliante appunto al Donatello cinematografico. E c'è da dire, c'è qui da aprire una piccola parentesi. Così come in Donatello, anche per le altre tartarughe, purtroppo queste action figure sono presenti delle gravi mancanze di painting. Naturalmente, man mano ve li faccio vedere, vi farò notare appunto quali sono le mancanze. Per esempio, in questa di Donatello sono mancanti il painting in questo sculpt del braccio sinistro di Donatello. Sul retro di questo marchingegno che ha sulla testa Donatello, appunto, il retro è totalmente assente, il painting è totalmente colore verde come la pelle della nostra tartaruga. E poi non so sinceramente, ci sarà qualche altra mancanza, ma al momento non la noto. Comunque nell'insieme sculpt e painting per me possono andare anche bene, eccetto per un pignolo sono errori gravi che potrebbero non acquistare appunto potrebbero invogliare a non acquistare queste action figure, però io le ho acquistate lo stesso perché mi piaceva avere questa versione base di queste nuove tartarughe ninja, e ho notato subito che appunto avevano delle mancanze di painting, però ho visto che volendo erano delle mancanze che volendo si possono riparare. Io anche potrei da autodidatta tingere di nero il retro di questo marchingegno che ha sulla testa Donatello, però sinceramente non lo faccio perché è di mia scelta lasciarle così proprio per come sono uscite dalla fabbrica. Non mi importa se hanno qualche mancanza di colore. Sono originali così e quindi li voglio lasciare così per come sono uscite. Allora, chiusa parentesi, riprendiamo. Allora, lo sculpt è abbastanza somigliante appunto al volto del Donatello cinematografico e finalmente in questa seconda versione gli hanno aggiunto lo sculpt degli occhiali, cosa che non era presente nella prima versione di Donatello, appunto, che era appunto riservata per il primo film. In questo secondo film si sono sforzati, almeno in questo, di fare lo sculpt degli occhiali da vista. Devo dire che è abbastanza ben riuscito. Gli hanno lasciato appunto gli occhi bianchi senza le pupille. Volendo io potrei fargliele, però come ho già detto preferisco lasciarle così per come sono uscite. Andiamo giù, vediamo, queste sono delle parti rivestite in gomma morbida. Tutte le action figure, diciamo, la parte del torace, delle gambe sono fatte in plastica dura, invece nelle braccia, nella testa sono di una plastica leggermente più morbida. Allora, ecco qua, comunque sono presenti dei dettagli. Vedete qua, questi dettagli sono in gomma morbida. Abbastanza carino comunque. Vedete gli stivali, come sono ben realizzati. Sul retro appunto il nostro Donatello ha questa specie di zainetto con tanto di antennina. Davvero, davvero abbastanza carino. Andiamo a Michelangelo e vediamo appunto la stessa cosa, vediamo che è abbastanza somigliante al Michelangelo cinematografico di questo nuovo film, di questo seguito.
È abbastanza ben dettagliato. Guardate qua, finalmente anche a lui gli hanno fatto gli occhiali che erano, diciamo, che lui li tiene appunto appesi appunto qua nella sua collanina. Qui rappresenterebbero appunto appesi nella collanina. Abbastanza ben realizzato, ben dettagliato. Ha questa specie di felpa avvolta appunto nella vita o nel bacino. Guardate qua appunto le scarpe da ginnastica, sono ben dettagliate. Questo Michelangelo sembra che abbia poche dimenticanze di painting, devo dire, quasi nessuno. Andiamo a Leonardo. Anche lui il viso è proprio quello di questo nuovo Leonardo cinematografico. Guardate qua appunto, questi dettagli sono fatti in gomma morbida. Guardate sul retro c'è una differenza della prima action figure a questa, che è appunto le fodere delle sue katane. Sono in questa seconda versione sono attaccate, invece nella prima versione erano estraibili. Erano realizzati in una gomma molto morbida e si potevano attaccare e sganciare quando uno voleva. Invece queste sono proprio attaccate proprio al guscio. Nell'insieme questo nostro Leonardo è abbastanza ben dettagliato. Certo, come fisionomia fisica sono mo molto diverse da quelli cinematografici. Però, possono essere lo stesso apprezzati. E qui infine abbiamo appunto Raffaello, anche lui è molto somigliante come viso alla sua versione cinematografica. Ben fatto con queste specie di cinghie che lo avvolgono. Davvero una versione molto modernizzata. Questa spalliera, appunto una spallina molto morbida, realizzata in gomma morbida. Qua c'è una cosa orribile che io non posso vedere, che appunto, guardate qua, nella parte superiore della gamba, appunto hanno lasciato il colore della plastica verde. Non l'hanno, cioè, perché sono due tipi di plastiche diverse, neanche se sono sforzati proprio di tingerlo. Questo purtroppo è un altro punto debole, di questa serie, che appunto sono stato un po' abbandonato con Action Figure come cura, dico la verità. Però nell'insieme li apprezzo lo stesso. Qua, anche questi di qua, vedete, sono altre dimenticanze di painting. Plastica verde, che vorrei capire che cosa c'entra. Potevano tingerlo appunto dallo stesso colore dei pantaloncini. Invece, pazienza. Vediamo appunto il guscio, è abbastanza ben scolpito. E adesso passiamo alle articolazioni delle nostre tartarughe. Allora, vi mostrerò soltanto nel dettaglio quelle di Raffaello, perché quelle di Raffaello valgono per tutte, cioè vuol dire che appunto tutte hanno le stesse
tutti hanno gli stessi punti di snodo. Allora, hanno punto di snodo alla testa, quindi rotazione alla testa, punto di snodo nelle braccia, che se non sbaglio questo punto di snodo si chiama cerniera, quindi possono le braccia ruotare e possono anche allargarsi, quindi aprirsi. Punto di snodo ai gomiti e piegamento, quindi rotazione e piegamento. Punto di snodo ai polsi, quindi soltanto una rotazione ai polsi. Nessun punto di snodo alla vita. Punto di snodo alle gambe, quindi possono fare avanti e indietro, indietro e possono ruotare. Anche qui, appunto, punto di snodo a cerniera. Punto di snodo alle ginocchia, quindi possono ruotare e possono anche piegarsi. Le nostre tartarughe ninja sono accompagnate da alcuni accessori. Allora, Donatello è accompagnato da questo drone realizzato totalmente in gomma morbida. Davvero carino e ben riuscito. Dal suo immancabile bastone, da un paio di cuffie che si possono agganciare nel suo zainetto oppure si possono far indossare al nostro Donatello. Michelangelo è accompagnato invece da uno skateboard e dalle sue immancabili armi, che sempre non so come cavolo si chiamano. Leonardo è accompagnato dalle sue katane, o più ignorantemente dalle sue spade. Mentre Raffaello è accompagnato dalle sue inseparabili, armi a pugnali, che anche queste non so come cavolo si chiamano. Ma non soltanto, ad accompagnare Raffaello sono anche questi, non so, questi strani accessori che sembrano un po' dei pugnali, non so, non dei pugnali, più che altro degli arnesi di ferro, realizzati in una plastica abbastanza morbida, non morbidissima, ma abbastanza morbida. E queste, amici miei, erano le nuove Tartarughe Ninja direttamente dal film Tartarughe Ninja Fuori dall'ombra. E se si può aggiungere qualche altro piccolo dato, si può dire che entrambe hanno un'altezza di circa tra i 12 e i 13 cm. Sono state appunto prodotte dalla Playmess e distribuite da noi in Italia, dalla Giochi Preziosi, appunto nel 2016. Amici miei, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate con un messaggio scritto con un mi piace, come dico sempre, ma che cosa è?